L'origine di questo modo di dire mi irrita abbastanza, ma ve lo racconto lo stesso. Quale modo di dire fa irritare Carmine? Facciamo un passo indietro. Ciao! Visto che la settimana scorsa, nell'episodio del mio podcast, di cui vi lascio il link qui, vi ho parlato delle Olimpiadi e abbiamo avuto l'opportunità di imparare tantissimi nuovi vocaboli relativi agli sport, oggi ho deciso di spiegarvi il significato di 9 espressioni molto utili che derivano proprio dal linguaggio sportivo. Cominciamo! Partiamo in quarta! Sì, la prima espressione di oggi è partire in quarta. Lo diciamo di qualcuno che comincia a fare o a dire qualcosa senza pensarci troppo, ma agendo in modo impulsivo e il più delle volte con grande entusiasmo. Per esempio, quando ho detto che avevamo un problema con il nuovo cliente, è partito in quarta e ha organizzato già una serie di riunioni per stamattina. Appena saputo che il vicino mi ha insultata, è partito in quarta ed è andato a cercarlo per dirgli di stare lontano da me. Da dove viene questa espressione? Probabilmente, come anche molti italiani, state pensando che si tratti di automobilismo. Voi sapete che per far partire un'automobile dobbiamo inserire la prima e poi cambiare marcia man mano che la velocità aumenta fino ad arrivare alla quarta. Ha senso, no, che partire in quarta voglia dire partire non in prima ma direttamente in quarta, cioè alla massima velocità. Beh, se lo avete pensato vi siete sbagliati, anche perché partire in quarta al massimo fa spegnere il motore. In realtà questa espressione non deriva dall'automobilismo, ma da uno sport completamente diverso, la scherma. Si chiama quarta una posizione della scherma con la quale si può sferrare un attacco molto veloce e spesso anche vincente contro l'avversario. Ecco perché diciamo che qualcuno parte in quarta quando comincia a fare qualcosa in modo molto deciso, spesso impiegando tutte le sue energie e tutto il suo entusiasmo. E una volta che siamo partiti, come andranno le cose? Possono andare a gonfie vele. Diciamo che le cose vanno a gonfie vele quando procedono esattamente come le abbiamo pianificate, quindi quando tutto va bene e senza problemi. Per esempio, come sta andando la ristrutturazione dell'appartamento? Sta andando tutto a gonfie vele. Per la settimana prossima sarà pronto. Come avete già capito, questa espressione viene dallo sport della vela. Quando le vele sono gonfie, vuol dire che c'è abbastanza vento. E questa è una cosa positiva, perché è il vento che spinge una barca a vela e la fa andare avanti. A volte però le cose non procedono senza problemi, ma quando siamo stressati, nervosi, agitati e non riusciamo più a pensare in maniera lucida, logica, diciamo che andiamo nel pallone o che siamo nel pallone. Per esempio, l'esame non è andato bene, ero già nel pallone perché sono arrivata tardi e il professore mi ha rimproverata. Credo di aver sbagliato molte domande del test. Quando ho saputo che avevamo solo mezz'ora di tempo, sono andata nel pallone. Quando invece è uno stimolo esterno che ci ha disorientati, diciamo che ci ha mandati nel pallone. Per esempio, il colloquio di lavoro non è andato molto bene. Lo sguardo severo del direttore mi ha mandato nel pallone.
L'origine di questo modo di dire non è chiarissimo. Alcuni pensano che derivi dal calcio. Pensate come deve sentirsi un pallone dopo aver ricevuto calci per 90 minuti. Sicuramente si sentirà un po' disorientato. Secondo altri, invece, questo modo di dire si riferirebbe alle mongolfiere. Una mongolfiera è un enorme pallone riempito di aria calda che però può facilmente perdere la rotta quando finisce in balia dei venti, rendendo il viaggio molto instabile. Quando raggiungiamo un buon risultato o un obiettivo proprio all'ultimo minuto, poco prima della scadenza, diciamo in zona Cesarini. Per esempio, Claudio ha finito di scrivere la relazione da presentare alla riunione 5 minuti prima del suo inizio, proprio in zona Cesarini. Questo modo di dire viene dal calcio e si riferisce a un gol segnato da un calciatore italo-argentino, Renato Cesarini, che così nel 1931 consentì alla Juventus, la squadra per la quale giocava, di vincere un'importante partita contro l'Ungheria. Un giornalista commentò l'evento parlando di caso Cesarini, perché questo calciatore era solito segnare dei gol negli ultimi minuti di una partita. E da lì è nato il modo di dire zona Cesarini. Quando improvvisamente nasce un conflitto tra due o più persone che esprimono in modo acceso e polemico le loro opinioni e che spesso si può estendere anche ad altre persone sfociando in un tafferuglio violento in cui tutti litigano, si insultano, urlano, parliamo di bagarre. Per esempio, durante le votazioni per la nuova legge c'è stata una bagarre in Parlamento. Oppure si è scatenata la bagarre in Parlamento. L'espressione scatenare la bagarre viene dal termine francese bagarre, che indica un conflitto violento, e si usa spesso in sport come il ciclismo per indicare quella fase della gara in cui l'intero gruppo di ciclisti si ammassa in modo caotico per cercare di arrivare prima possibile al traguardo. Cambiamo sport e parliamo di box. In questo sport, se riusciamo a spingere l'avversario verso il margine del ring, che è delimitato da delle corde, l'avversario non avrà molta libertà di movimento e avrà anche meno probabilità di salvarsi dal nostro attacco. Ebbene, l'espressione mettere alle corde deriva proprio da questa situazione scomoda e vuol dire mettere qualcuno nella condizione di non avere molta libertà di azione o di scelta, costringendolo a fare quello che vogliamo noi. Per esempio, ho dovuto dirgli la verità, con le sue domande insistenti mi ha messo alle corde. E quando ci mettono alle corde, a volte non abbiamo altra scelta che gettare la spugna, cioè arrenderci. Usiamo questa espressione, gettare la spugna, quando non riusciamo ad ottenere dei risultati nonostante i nostri numerosi tentativi e allora smettiamo di provarci. Ad esempio, ho provato a risolvere il problema di geometria, ma era così difficile che alla fine ho gettato la spugna. Anche questo modo di dire viene dal pugilato, perché quando l'allenatore di un pugile si rende conto che il suo atleta non ha più possibilità di vincere e non riesce a terminare l'incontro, lo segnala gettando per terra l'asciugamano. Una volta era una spugna che si usava per asciugare il sudore del pugile ed è da lì che viene l'espressione gettare la spugna. Quando qualcuno o qualcosa ci distrugge fisicamente o psicologicamente, o quando in una competizione perdiamo in modo netto, diciamo che ci hanno messo al tappeto
o che ci hanno mandato al tappeto. Ad esempio, questa influenza mi ha messo al tappeto, non ho neanche le forze di camminare. Anche questa espressione viene dalla box, perché quando un pugile sconfigge il suo avversario colpendolo violentemente, l'avversario cade per terra, ovvero su quello che viene chiamato tappeto nel gergo pugilistico. E se proprio la box non fa per te, datti all'ippica. Potete usare questa espressione quando notate che qualcuno non riesce a svolgere un determinato compito correttamente e allora potete esortarlo a lasciar perdere e a cambiare attività, a dedicarsi a qualcos'altro. E allora gli direte, datti all'ippica. Ad esempio, guarda, la pittura non fa proprio per te. Datti all'ippica che è meglio. L'origine di questo modo di dire mi irrita abbastanza, ma ve lo racconto lo stesso. Pare che nel 1931 Achille Starace, un gerarca fascista, arrivò con un'ora di ritardo ad un convegno di medicina al quale era stato invitato. Ai medici, abbastanza infastiditi per il suo comportamento, disse che aveva dovuto fare la sua cavalcata quotidiana, alla quale non poteva assolutamente rinunciare. Anzi, consigliò ai medici di fare più sport e meno attività intellettuali. Pare che disse loro: fate ginnastica e non medicina, abbandonate i libri e datevi all'ippica. Un consiglio abbastanza stupido da parte di un uomo che avrà avuto almeno una volta nella vita bisogno di un medico, ma lasciamo perdere. Se siete curiosi di sapere poi che fine ha fatto Starace alla fine del fascismo, lasciate qui un commento e ve lo racconterò. Se avete trovato utile questo video, mettete un like e non dimenticate di iscrivervi a questo canale cliccando sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. E ricordate che troverete tantissimi esercizi relativamente a questo video e alle espressioni che abbiamo visto oggi sul mio sito italianglot.com. E se diventate membri su Patreon, avrete l'accesso a tantissime altre risorse come queste per imparare e migliorare il vostro italiano. Ciao!